Vince, sono preoccupato per tuo padre. Le ferite alla testa sono già abbastanza gravi, ma c'è qualcosa lì dentro che fa pressione sul cervello. Come sta? Male. Ma vuole che sia Zoe ad uscire. E Vince ha ragione. Abbiamo visto di cosa sono capaci queste persone. Ti prego, portala in un posto sicuro. Ho le vostre pizze! Immagino vorrete mangiarle ancora calde. Mandatemi un ostaggio. Forza, vecchio. Fatti una passeggiata. No, 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 non io. Ti prego, prendi Zoe, non sono io. Io sto bene, sì. Non mi interessa chi se ne va, basta che sia uno. Jim, hai un trauma cranico. Devi fare una risonanza, d'accordo? Ti prego, non mi serve andare in ospedale. Portalo fuori, prendi il cibo, torna indietro. Ti tengo d'occhio, Vince. Quando batto la testa, la mamma ci mette il ghiaccio. Allora proverò con quello. Ti voglio bene, piccola. Ehi, guarda. Ti era caduto questo? Si chiama Gufo. Gufo, eh? Sai che possono vedere al buio? Ok, stanno uscendo. Rimanete tutti fermi. Abbiamo due ostaggi in uscita dalla parte anteriore dell'edificio. Aspetta, dov'è Zeus? Dove sei stato colpito alla testa? È dalla stessa parte? Di che cosa? Del tumore. Oh, Dio. Vince, non c'è nessun tumore. Hai preso una bella botta. Ti è stato diagnosticato un anno fa, è nel lobo parietale. Non è vero. Me lo sono inventato. Che cosa? Vince, più o meno un anno fa il mio miglior amico Tony è morto e all'improvviso ero solo. Mio fratello se n'era andato da tempo. Non avevo nessun altro, soltanto te. Così ho cominciato ad immaginare di essere di nuovo padre, ma non mi avresti mai fatto tornare nella tua vita dopo così tanti anni, non senza una buona ragione. No. No, 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 dimmi che è la botta in testa che parla. E volevi vivere insieme. Vince, non so perché l'ho fatto. Vorrei non averlo fatto. Ho detto così tante bugie a così tanta gente che credo di non capire più la differenza. Perché me lo stai dicendo? Perché se ti succedesse qualcosa stasera... Ehi, sbrigati! Tutto quello di buono che ho avuto, l'ho rovinato. Il mio matrimonio, la mia salute. Figliolo, ho mentito perché voglio una famiglia. Voglio te, voglio Zoe. Se sopravviviamo stasera, ti prego, dammi un'altra possibilità. Una sola possibilità. È tutto quello che avrai. Grazie, Vince. Significa molto per me. Meglio che vada. Prima che mi riconosca. Cosa? Posso avere un paramedico? Sono lo sceriffo Romero. E immagino che tu sia Vince. Sì, sono io. Dategli il cibo e rimandatelo qui! So quanto è difficile per te, Vince. Però ho buone notizie. Sì? Stiamo per mandare un uomo all'interno.
resisti, amico. Facciamo il tifo per te. Ora prendile e non fare niente di stupido! Ehi, non scordare i tovaglioli. Cerca persone a due vie. Ti contatterò presto. Goditi le pizze! Ehi, è il tizio delle pizze. Sei in ritardo, niente mancia. Beh, accidenti. Uno sbirro che mantiene la parola. La pizza è facile. Un elicottero, però. Senti, so che non è quello che volevi. Ma con Romero che ci tiene in pugno, ci sta. Spero che tu abbia ragione. Ho investito 10 anni di risparmi in questo motel. Ash iniziava a sentirsi a casa. Come potremo rimanere qui ora? Ridipingeremo le pareti. Sostituiremo i vetri. Vedrai, tornerà come nuovo. Non è per il posto. È per quello che è successo qui. Il nonno è andato dal dottore? Ci sta andando adesso, tesoro. Starà benone. È strano, però. Credo che conosca lo sceriffo. Davvero? E come? Non l'ha detto, ma l'ho visto ed era... Cosa? È uno sveglio. Direi che sa come muoversi in queste situazioni. È una cosa buona. Intendo, per noi. Volete il mio parere? Non fidatevi. Che rimanga fra noi, ma Dante è mio cugino. E con lui come sceriffo... Nessuno nella famiglia pensava che fosse una buona idea. Che fai? Conto i nostri soldi. Jay, hai intenzione di mangiare? Non ho fame. Voglio che finisca, Tyler. Tutto questo. Finirà quando vinceremo. Ricordatelo e fai la tua parte. E mangia qualcosa, che cazzo. Che ne pensi di darne un po' anche a noi? No, non credo proprio. Stai scherzando? Non ci senti? No, non ne avrete. Non possiamo averne neanche una. Ma sono 6 pizze. Sono per noi, quindi allontanati, cazzo. Ma che stronzo. Pola la glicemia bassa. Prenderò qualcosa dal distributore automatico. Noi non mangiamo. No, ho detto di no. La risposta è no. Dai, amico, dacci qualcosa. Ci risiamo. Vuoi di nuovo la mia roba? Perché dovrei, eh? Non è meglio darcene una fetta e farci stare zitti? Se volessi farvi stare tutti zitti, lo farei e basta, capito? Ti danno problemi? No, tutto a posto. Merda, scusa. Idiota. Pulisci.
Sai qual è il tuo problema? Ti intrometti troppo, cazzo. Se te ne fossi stato tranquillo, ce ne saremmo già andati a quest'ora. Non ci avevo pensato. Quello che non capisci è che noi non siamo così. Avevamo bisogno di soldi, ma non è come... Tyler costruisce roba, a Jay piace la natura. Io, sì, una volta ho rapinato un negozio di liquori, ma ora sto cercando lavoro. E c'è questa ragazza che ho conosciuto. Qui non c'è. Anche se forse Jessica dopo questa merda non vorrà più vedermi. Brutta situazione, sì. Ah, fanculo. No, dico sul serio, ti capisco. Beh, wow, cazzo. Tu mi capisci. Alleluia. Ehi, stavo solo cercando di... Cosa? Di compatirmi? Vai a farti fottere, stronzo. Quindi, niente pizza? No, niente pizza, gente. Tanto non avevo fame. Hai il mio elicottero? Sì, ce l'ho. La FAA ha dato l'ok per attraversare Mexicali e Del Paso. Ora, prima che autorizzi l'atterraggio, voglio parlare del perché hai scelto proprio casa mia. Faccia a faccia, allo scoperto, o non c'è nessun accordo? A che gioco sta giocando? È una trappola? Forse. Ma adesso dobbiamo stare al suo gioco. Che ne dici se vado io? Avrei proprio qualcosa da dirgli. Non esiste. Ho detto a Ma che ti tengo d'occhio. Tranquillo. Oggi faccio il bambino grande. Se fai casini, gli ostaggi la pagheranno. Andrà tutto bene. Hai la mia parola. Tizio della pizza? Andiamo a fare due passi. Ehi. Di a Dante di tirarci fuori. Devi proprio stringere così? Non è colpa mia se hai il collo così grasso. Sto uscendo! Maledizione. Non vedo l'ora di essere su una spiaggia. A mangiare tamales, a bere tequila. Ci sei quasi. Mantieni la calma, eh? Calma, giusto. Parli come Tyler. Dai, per favore, sopravvivi. Guarda chi c'è. Dale Holt. Mi aspettavo tuo fratello. Buon Natale del cazzo. Vince, non pensavo che ti avrei rivisto così presto. Molto rassicurante. Sai, eri un pesce piccolo finora. Quella brutta aggressione di un paio di anni fa, qualche furtarello. Ma guardati adesso. Voi ragazzi vi siete fatti un nome. E rilancio anche, coglione. Ho pisciato nella tua limonata. Ad ogni modo, credo che abbiate qualcosa di mio. Sì, i tuoi soldi. Non i soldi. Il mio libro nero. Dov'è? Di che cazzo stai parlando? Non fare giochetti con me! Un altro passo e mi faccio saltare la testa, giuro! Dimmi dov'è. Te l'ho già detto. Non ne so niente. Fa come vuoi. Cecchino! Merda, fatelo fuori! Oh!
torniamo dentro. Vai! Porca puttana! Cristo santo! Ha un cecchino appostato su quella cisterna! Non avremo quell'elicottero, vero? Vince! Va tutto bene. Sto bene.